Buonasera ad Europa TG, si è chiuso l'Ecofin in Lussemburgo, i ministri delle finanze approvano l'ingresso nell'euro dell'Estonia, intesa anche sul fondo da 440 miliardi di garanzie per gli stati in difficoltà. Un incontro ricco di decisioni importanti, quello conclusosi oggi a Lussemburgo tra i ministri dell'economia e delle finanze dell'Unione Europea. Ieri l'Eurogruppo ha firmato l'accordo quadro sull'European Financial Stability Facility, il fondo da 440 miliardi di euro in garanzie per gli stati in difficoltà, che sarà una società di diritto inglese, ma avrà la propria sede in Lussemburgo ed emetterà obbligazioni assimilabili a degli eurobond. La riunione ha poi dato il via libera all'ingresso dell'Estonia nell'euro ed ha espresso la propria preoccupazione per i conti della Bulgaria, per controllare i quali una commissione di esperti potrebbe partire già la prossima settimana. Infine, sono stati rafforzati i poteri di controllo dell'Eurostat. I 27 hanno approvato infatti un regolamento che consentirà all'Istituto Europeo di Statistica di inviare suoi esperti per compiere verifiche sulla veridicità dei dati nazionali. E dall'Ecofin per ora pareri positivi anche sulla manovra italiana. Francia e Italia hanno preso decisioni importanti, ha detto il commissario agli affari economici Olli Rehn, che ha precisato: valuteremo presto la reale efficacia delle misure prese. Il commento del ministro italiano Giulio Tremonti. Siamo convinti che abbiamo fatto buona figura, non per l'Europa, ma perché è necessario in una crisi con un debito pubblico enorme come c'è l'Italia. Abbiamo fatto la cosa giusta, nel modo giusto e andiamo avanti. La Commissione europea rilancia il progetto della Torino-Lione. A Bruxelles firmato l'accordo con gli stati membri interessati all'asse ferroviario Lione-Torino-Trieste fino alla frontiera ucraina. Le parti, fa sapere l'esecutivo europeo, hanno dimostrato la loro volontà di realizzare i lavori il più rapidamente possibile. La Corte di Giustizia europea ha stabilito che i limiti massimi alle tariffe applicate agli operatori europei per il roaming sulle telefonate internazionali sono in linea con le regole comunitarie. A contestare la validità del regolamento adottato da Bruxelles su questa materia erano stati quattro operatori: Vodafone, Telefonica 02, T-Mobile e Orange.